Ora andiamo a Rona, in un posto nuovo che non conosco, però metto che è molto carino. È incredibile la pulizia nelle case, giardini, tutto pulito in ordine. Una delle cose che mi ha scioccato in maniera positiva, chiaramente, dall'ultima volta che sono stato qua, 7 anni fa, è bestiale, molto bello. Fa piacere vedere questa cosa positiva. Sempre parliamo male d'Italia, sempre parliamo meglio degli altri stati. Invece è una freccia a favore degli italiani. Bravi, bravi veramente. Orgoglioso di questa cosa. Bravi. Allora, noi andiamo. Let's go! Look how beautiful these American California girls in this little town. Arona, ragazzi, di sera, bellissima. Guardate che spettacolo, sembra di essere in una città di mare. Ricordiamoci che 7 anni fa non c'era nessuno. Bravo. Il nuovo sindaco ha trasformato la città. Guardate che spettacolo. Vissuto qua, ragazzi, incredibilmente pazzesco rivedere una città del genere, troppo bella, sembra anzi di essere un'altra città. Meglio di chiedere alla persona giusta, se non migliore. Ho avuto l'opportunità in questi giorni di conoscerlo, quindi sindaco e il vice sindaco di Arona mi ha dato un piccolo spazio per spiegarmi un attimino come hanno fatto a riportare questa bellissima città a quello che è oggi. Alberto, il sindaco di Arona, e il vice sindaco Federico Monti. Alberto, io sono stato qua 33 anni. Che cavolo hai fatto qui? Hai fatto un casino! Abbiamo fatto un casino, sono 8 anni che abbiamo rivoltato la città come un calzino. Abbiamo coinvolto la città, abbiamo detto: ragazzi, volete continuare ad avere una città indietro, conciata, con zone della città chiuse, degradate, oppure volete svoltare? Se volete svoltare, ci mettiamo tutti assieme. Modello parte l'energia, quindi trai energia da tutti, indipendentemente dai credi politici, ti butti in questa cosa qui. È amore del territorio e amore della propria gente. Però vuol dire pensare che qualsiasi cosa è possibile, se non si smette di crederci. Fantastico, bellissimo, un messaggio bellissimo soprattutto per i giovani. Dimmi le cose più importanti che hai fatto. Questo lago qui era praticamente una fogna, tutti scaricavano a lago. Il lago era un elemento solo, guardo il lago, che bello, ma poi l'acqua faceva schifo, nessuno poteva fare il bagno, tutto abbandonato ed è tutto rinato, quindi abbiamo 2,5 ettari di spiagge da una parte, abbiamo la spiaggia che è diventata bandiera blu oggi. Abbiamo un parco sopra di noi che è di 6,5 ettari, che è la storia della città, dove è nato San Carlo, dove Napoleone ha distrutto, ma ci sono ancora 6 torri tutte illuminate. Wow. Una città che ha 3 chilometri di piste ciclabili in mezzo alla città, no? Poi la cosa, scusami se ti interrompo, la cosa bellissima, quando ieri sera sono stato qua con mio fratello e tutta la mia famiglia, che le strade sono chiuse, quindi è tutta zona. Tutta pedonale. Zona, la gente si deve appropriare. Bellissima. Della città. Cioè, se la città è tua, la tieni bene. Che energia, ragazzi! Bellissimo! Capito come sei. È troppo bello! Ci vorrebbero ogni sindaco come te. No, ma sarebbe veramente. L'Italia è il paese più bello al mondo, si sa benissimo, tutti quanti lo sanno. Con la mentalità che hai tu e con lo spirito, sì, di coinvolgere, ovviamente. Abbiamo una grande squadra, che sono centinaia di persone, perché sono i cittadini, cioè i cittadini hanno voluto fortemente questa cosa, e quindi tutto è possibile quando le energie sono tantissime. Bravo. Poi ho sentito che hai fatto per 2 anni consecutivi le frecce tricolori. Mamma mia, che è una cosa incredibile. Qualcuno mi ha detto che eri in giro alle 3 di mattina in bicicletta. Abbiamo avuto una quantità di gente incredibile, ma perché? Perché questo è la terra dei laghi, Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo, sono dei laghi strepitosi che molti non conoscono perché pensano ad altri laghi magari che hanno veicolato meglio la loro immagine. Poi, vabbè, io sono, non so se lo sai, ma sono capitano di yacht in America. Ah, fantastico. Quindi guido barche e ho visto che hai fatto un
una specie di molo bellissimo con boe, quindi hai agevolato anche, sì, diciamo, anche dall'acqua. Che abbiamo cercato di sopperire a un errore di progettazione che hanno fatto amministrazioni precedenti, cioè un porto fisso, quindi quando sale il lago è a bagno, diciamo, con le boe. Però noi adesso per l'anno prossimo abbiamo tre piccoli porti che stiamo realizzando, anche qui pubblico privato, avremo un'altra spiaggia che partirà, abbiamo una città che è in continuo subbuglio. Perché? Perché vuol dire lavoro, occupazione, economia, turismo, e ricordiamoci che il turismo è il petrolio dell'Italia. Bellissimo. Alberto, poi questa è la terra di San Carlone. Assolutamente, statua. La statua che fino a 200 anni fa, prima che realizzassero la Statua della Libertà, era la statua più alta al mondo. E se voi andate sotto alla base della Statua della Libertà, entrate e vedete il progetto di San Carlone, perché il progettista della Statua della Libertà è venuto qua da noi a vedere come si sia riusciti a realizzare una statua di queste dimensioni. Wow, pazzesco, questa non la sapevo neanche io. Assolutamente. Grazie mille per l'informazione. Oltretutto a Roma, ragazzi, è a 20 minuti da Malpensa, quindi anche se siete in giro dall'Italia con questi voli super economici, potete arrivare qua anche a spendere un weekend. Negozi che non sono secondi a Milano Centro, bar, ristoranti, pizzerie, c'è di tutto per stare bene tutto il giorno, H24 da Arona. Hai qualcosa da dire a tutti i nostri amici? Venite ad Arona e sul Lago Maggiore, Lago d'Orte, Mergozzo, che sono la terra dei laghi, una roba strepitosa. Quasi quasi mi viene di tornare qua a vivere, lasciare l'America. E noi ti prendiamo. Grazie mille, veramente, grazie. Esatto. Anche al vice sindaco. Ragazzi, un'energia incredibile. Sì, no? Questo è bello, sì, vedere questa cosa. Venite a Arona, ragazzi, siete in giro, fate un salto da Arona, magari vi fate un caffè con il sindaco che è in giro per la città. Assolutamente, sempre controllato. Noi ci vediamo dopo, ciao ragazzi, ciao. Ma hanno fatto bere due prosecchini, sono già un po'... Il suono dell'ambulanza che non mi ricordavo più, il suono dell'ambulanza italiana, diverso. Ragazzi, è passata una settimana, non mi sembra che è passato solamente un giorno. Vorrei gustarmelo di più, però così è, così bisogna accettarla questa cosa. Ogni sera questo avviene ed è bellissimo, molto bello, magico. Ora andiamo a mangiare perché ho fame. Quindi la mammina, quella che ha creato me, mio fratello, mia sorella e poi il babbo, vabbè, sapete tutto. Grazie alla Faustina qua presente, che devo tantissimo a lei per come sono, per come sono diventato, per cosa ho fatto e per quello che farò. Grazie alla sua disciplina, al suo amore, alla sua divertente personalità, io oggi sono così. Grazie, sono contento che sia così. Noi ci vediamo dopo, ciao. Signori, questo è il ragù più buono che abbiamo mangiato, è la Daisy. La Daisy ha fatto questo ragù per me, l'ho chiesto quando eravamo in America, e questi sono gli spaghetti fatti da lei. Ma guarda, sono proprio due stronzi, uno o due. Tu devi considerare che comunque loro sono non l'abbiamo sempre... visto, il cane è morto sulla telecamera, sono preoccupati. Devi farlo vedere con un'altra telecamera, il gatto morto sopra. Loro sono così tutto il giorno, non è che se lo fanno solo perché... Preservativo di pelo. Non ce la faccio, non ce la posso fare. Ma devo fare, vado a cagare. Lui è il padrone di casa, ciao Ale. È il padrone di casa, padrone di casa dove tu? Sto spendendo queste due settimane, grazie mille Ale. No, ci mancherebbe, è un piacere, è un grande, ovviamente. Grazie mille. Ed è un bel ragazzo, ragazzi, signorine, tutte le signorine lì intorno. È single. Sappiatelo, ho ieri sera l'ho visto in giacca, camicia, jeans, un figaccione. Quindi le donnine lì tutte presenti, fatevi avanti. Utilizzo il mio telefono? No. Ok. Aspetto questo momento da 7 anni, il ragù di Daisy. Ma dove le trovi queste cose, ragazzi? È un amore unico, mi viene...